organizza varie tipologie di attività artistiche e culturali, spesso in collaborazione con enti e istituzioni locali, mostre, spettacoli, concerti, rassegne di cinema, conferenze, incontri, insegnamento della lingua giapponese, dimostrazioni e workshop. Per presentare la cultura giapponese al popolo italiano e favorire gli scambi culturali tra l'Italia e il Giappone. Uno dei pilastri fondamentali della nostra attività è la promozione degli studi sul Giappone, che mira ad approfondire la comprensione del nostro patrimonio culturale da parte degli italiani. Oltre a sostenere gli studiosi nelle loro ricerche e distruzione della lingua e cultura giapponese a livello accademico, programmiamo spesso conferenze e simposi su temi di interesse globale, come il convegno sull'economia giapponese, dal titolo Japan's Exit Strategy from Crisis, Macroeconomic Policies and Enterprise Strategies, organizzato 2 anni fa in occasione del 50° anniversario della fondazione di questo istituto. Oggi siamo molto lieti di ospitare il convegno Luogo e prospettive del nuovo Giappone dell'Asia del Pacifico, organizzato con l'ISAC, l'Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie e l'Ambasciata del Giappone, con lo scopo di esaminare l'aspetto geopolitico del Giappone di oggi e del futuro dell'area dell'Asia Pacifico. Auspico che l'incontro odierno possa rappresentare un'occasione preziosa e significativa di confronto su temi specificamente geopolitici ed economici legati anche al progresso della società e allo sviluppo scientifico e tecnologico, al fine di individuare strategie comuni per potenziare la pace nel mondo e per la mutua comprensione tra i popoli. Desidero ringraziare l'ambasciatore del Giappone, Sua Eccellenza Kazuyoshi Memuto, per aver dato la sua disponibilità a intervenire come relatore. Il ministro plenipotenziario Mario Battani, coordinatore per i rapporti tra l'Unione Europea e i paesi dell'Asia Pacifico, del Ministero degli Affari Esteri italiano, il dottor Tiberio Graziani, il presidente dell'ISAC, il dottoressa Donata Dionisi, il settore di pianificazione strategica, vice, il professor Marco Del Verde, docente di storia dell'Asia orientale al Sapienza, all'Università di Roma, il professor Franco Mazzei, professore emerito, Università di Napoli, l'orientale, il professor Umberto Triguzzi, professore ordinario di politica economica internazionale alla Sapienza, e il dottor Marco Minerelli, giornalista RAI, oggi nel ruolo di moderatore. Un sentito ringraziamento anche alla dottoressa Valentina Turco, ricercatrice dell'ISAC, che introdurrà il convegno e che si è occupata anche di tutti gli aspetti organizzativi.
anziani e il presidente dell'ISAC per poi dare inizio al simposio. Grazie. Questo importante seminario che è sul ruolo e prospettive del nuovo Giappone nell'Asia del Pacifico e che in certo senso inaugura alcune iniziative che saranno in particolare realizzate quest'anno, perché quest'anno, come ben sapete, c'è un anniversario molto importante tra l'Italia e il Giappone, perché è l'anniversario dei 150 anni delle relazioni bilaterali. In questa prospettiva quindi una grande attenzione da parte dell'istituto, perché è un istituto molto giovane, ha 5 anni di vita, ma in questi 5 anni ha fatto molto in maniera molto qualificata, tanto da essere un ente internazionalistico riconosciuto dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ringrazio anche Sua Eccellenza l'Ambasciatore Kumemoto e tutti i signori operatori presenti per aver consentito la loro partecipazione e la loro presenza qualificata a questo importante seminario. Non mi dilungo di più, un invito a seguire le iniziative dell'ISAC e un altro invito a cercare di realizzare una maggiore sinergia tra l'istituto che ho l'onore di presiedere e le istituzioni diplomatiche e culturali straniere che sono in Italia. Grazie. Buonasera a tutti. Ringrazio innanzitutto l'Istituto di Cultura Giapponese e l'Ambasciata del Giappone, qui rappresentata da Sua Eccellenza l'Ambasciatore Kumemoto, per la grande collaborazione offerta ad ISAC nei confronti nel corso di questi mesi. In occasione di questa conferenza, ISAC ha realizzato un report con lo scopo di fornire un quadro delle recenti scelte di politica estera e di politica economica del Giappone, analizzandone anche i potenziali effetti nel quadro nazionale, regionale e internazionale. Il titolo del lavoro è Il rilancio del Giappone tra Abenomics e contributo proattivo alla pace. Potete trovarne alcune copie cartacee in sala o scaricarlo in versione PDF dal sito di ISAG. Quindi, per ragioni di tempo, ovviamente qui mi limiterò ad un semplice assunto. Però il titolo del report è già un buon punto di partenza per esporlo brevemente. Si parla di rilancio. Rilancio perché, dopo un periodo di sostanziale assenza del Giappone dalle cronache mondiali, dovuta ad una peculiare cautela della classe dirigente giapponese nell'evitare di esporsi eccessivamente alle turbolenze politiche del contesto globale, quello del primo ministro Shinzo Abe è un nome che l'Occidente ricorda e menziona spesso. Se è vero che il Giappone, tramite strumenti di soft power, ha riscosso un encomiabile successo nel promuoversi, gli ultimi 3 anni sono stati senza dubbio un punto di svolta storico nel modus operandi del paese. Il Giappone si trova oggi ad affrontare nuove dinamiche vicino ai suoi confini e a livello regionale in generale. La crescita cinese, la crescita indiana, il rapido sviluppo dei paesi dell'ASEAN, numerose dispute confinarie e dispute marittime, la sempre presente imprevedibilità della Corea del Nord. Oltre a ciò, la grande interconnessione mondiale data dalla globalizzazione comporta anche la mondializzazione delle minacce alla sicurezza, che, non più ascrivibili al contesto in cui si manifestano, coinvolgono l'intera comunità internazionale. Tutti questi elementi richiedono da parte di Tokyo scelte volte a mantenere la stabilità, la pace e a consolidare la base della crescita asiatica, vantaggiosa per tutti gli attori regionali e non solo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Giappone è diventata una delle principali economie del mondo e ha costituito un modello di sviluppo per gli altri paesi della regione Asia-Pacifico, a cui ha anche contribuito a
attraverso la delocalizzazione delle sue multinazionali, l'esportazione di tecnologie e di know-how, oltre che tramite la cospicua elargizione di aiuti allo sviluppo tramite il suo programma di assistenza ufficiale allo sviluppo, LODA. Dopo decenni di crescita economica, tuttavia, a partire dalla fine degli anni 80, in particolare dagli anni 90 in poi, il Giappone ha vissuto circa un ventennio di recessione. Per fermare questa tendenza, il ministro Shinzo Abe ha messo in atto una politica economica neo-keynesiana, nota come Abenomics, strutturata nelle cosiddette tre frecce: politica monetaria espansiva, politica fiscale espansiva e riforme strutturali. Si tratta di una rottura importante con il passato. Infatti, i governi democratici, in particolare durante le legislature Kane e Noda, avevano puntato sul contenimento del debito pubblico e sul conservatorismo fiscale, mentre la Abenomics ha avuto l'aspirazione di risolvere i problemi strutturali del Giappone con un pacchetto di stimoli fiscali pari al 2% del PIL, in parte finanziato dall'aumento dell'IVA e sostenuto da una politica monetaria espansiva. Benché per alcuni versi non ci siano ancora effetti positivi particolarmente eclatanti, la Abenomics è probabilmente sulla strada giusta per stimolare l'uscita dalla deflazione che il Paese ha vissuto nel corso degli ultimi due decenni. Per quanto riguarda le riforme strutturali, ad esempio, nonostante il lento avvio, si assiste ad un cambiamento su alcuni fronti. Negli ultimi due anni, per esempio, il numero delle donne lavoratrici in Giappone è aumentato di circa 3 punti percentuali, e le riforme della governance aziendale stanno già spingendo le imprese ad una maggiore distribuzione di dividendi. Oltre alle riforme economiche, il primo ministro Abe ha espresso in modo esplicito la volontà di portare il Giappone a svolgere un ruolo proattivo e di prestigio nella comunità internazionale, non più limitato a quella che in passato è stata descritta come la diplomazia dello staccare l'assegno. Attraverso la reinterpretazione dell'articolo 9 della Costituzione giapponese e coerentemente con la politica estera di contributo proattivo alla pace da attuare secondo il principio della cooperazione internazionale, il Giappone vuole rendersi in grado di affrontare non solo i cambiamenti del panorama geopolitico nella regione Asia-Pacifico, ma anche le nuove sfide del mondo globalizzato. Più che di una rimilitarizzazione del Giappone, comunque, termine che alcuni hanno usato, sarebbe corretto parlare di una normalizzazione del paese, che al pari degli altri attori internazionali diventerà in grado di esercitare il diritto di autodifesa collettiva come previsto d'altronde dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, liberandosi dai vincoli derivanti dalla sconfitta bellica di ormai 70 anni fa. Particolarmente significativa è quindi la revisione delle linee guida per la cooperazione nella difesa tra America e Giappone, avvenuta a New York il 27 aprile. Si tratta di un accordo di carattere difensivo che riconosce tuttavia al Giappone il ruolo di perno dell'apparato di sicurezza in Asia orientale, nell'ottica della cooperazione e di un coordinamento più efficace di fronte al mutato contesto regionale e internazionale. I termini chiave contenuti nell'accordo riguardano la necessità di modernizzare l'alleanza, ampliando le relative capacità di deterrenza e risposta alle minacce. Questo è dovuto tanto alla necessità statunitense di poter contare su un alleato in grado di agire prontamente in Asia Pacifico, quanto alla volontà nipponica di gestire in maniera più autonoma la propria sicurezza nazionale. Il modo in cui le linee guida saranno effettivamente attuate dipenderà in gran parte dalla modifica delle leggi sulla sicurezza del Giappone, che in questi giorni sono in fase di discussione in seno alla Diana. Dopo quasi un anno di lavori, il 15 maggio l'esecutivo Abe ha presentato alla Diana due disegni di legge intitolati Legge di supporto alla pace internazionale e Legge per lo sviluppo della legislazione sulla pace e sulla sicurezza, auspicandone l'approvazione entro l'estate. Il primo progetto di legge andrà a modificare 10 norme sulla sicurezza attualmente in vigore per rimuovere gli ostacoli all'esercizio del diritto di autodifesa collettiva da parte del Giappone. Il secondo permetterebbe alle forze di autodifesa giapponesi di operare all'estero, in particolare per fornire supporto logistico ai propri alleati, sempre ovviamente successivamente all'approvazione da parte dell'organo legislativo, ma senza la necessità di richiedere alla Dieta di emanare provvedimenti speciali per ogni singola missione. Fino a questo momento, infatti, nel caso in cui il Giappone avesse avuto l'intenzione di partecipare a sforzi internazionali di questo genere, come nel caso dell'Afghanistan nel 2001,
o dei pirati nel 2003, sarebbe stato necessario promulgare leggi speciali che richiedono per loro natura e quindi di elaborazione e di approvazione dei tempi troppo lunghi, non compatibili con la natura di urgenza delle contingenze a cui vorrebbero far fronte. Quello che cambierà realmente, quindi, sarebbe l'iter di accettazione delle richieste di intervento più snello e adeguato alla natura spesso imprevedibile e urgente delle minacce odierne. In conclusione, economia e posizione nel contesto regionale e internazionale per il Giappone sono strettamente correlate. Solo un Giappone ricco e solido sarà capace di difendersi e di fronteggiare le difficoltà e le instabilità dell'Asia Pacifico. Solo un Giappone sollevato dalla stagnazione potrà gestire in maniera funzionale e coerente i propri interessi e l'alleanza con gli Stati Uniti. Allo stesso tempo, la politica estera di Shinzo Abe appare per alcuni versi una proiezione del programma di riforme strutturali interne, almeno per quanto riguarda lo scopo di garantire nel medio e lungo periodo la presenza del Giappone nelle principali aree di libero scambio degli oceani Pacifico e Indiano, fornendo una base di continuità politica agli investimenti giapponesi. In economia come nel settore della sicurezza internazionale, il grado di incertezza influenza in maniera molto significativa la percezione del rischio. Un'erosione del potere economico di un paese si traduce rapidamente in una perdita di potere a livello internazionale, come testimonia la stessa esperienza giapponese. Il Giappone oggi quindi non si sta allontanando dal pacifismo, valore tra l'altro nei confronti del quale il popolo giapponese manifesta un grande attaccamento, ma sta certamente tentando di superare la propria reattività, diventando un partner più saldo e affidabile per i suoi alleati ed un valido interlocutore per i paesi dell'area, segnando la fine della diplomazia dello staccare l'assegno come unico strumento di cooperazione. Il Giappone quindi non si sta allontanando dalle regole della comunità internazionale e non è interessato a modificare in maniera assertiva lo status quo dell'Asia Pacifico. Si sta dirigendo piuttosto a diventare un paese normale, in grado di formulare la propria politica estera, economica e di gestire le alleanze in maniera autonoma e coerente con gli interessi nazionali e regionali. E se nel percorso diretto al superamento del retaggio del secondo conflitto mondiale il Giappone deve guardare al futuro in maniera proattiva, deve certamente farlo anche in maniera altrettanto responsabile. Con questo concludo, vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola ai relatori che mi seguiranno. Grazie. ですが、冷戦終
detto, quindi un cambio che esisteva la guerra fredda, in che senso esisteva un equilibrio, se fosse genere, se fu basato sul terrore della guerra nucleare, però era pur sempre un equilibrio. Una volta finita la guerra fredda, invece, il mondo si è fatto molto, molto più complesso, e soprattutto a causa del cambiamento degli equilibri di forza che ci sono stati tra le varie potenze mondiali. Ma come si dice in campo, se ne capisci il mio e te sei nel campo, ma durante la sua canonica da Natale, io non lo conosco. Ma tanto è vero, ci ci ucai, chi ti ha finito, ci ho trovato in maschio, ma se ne, quello che hai, non c'è ne di ci sono io, che è un Nei prossimi decenni è prevedibile che l'instabilità continui a interessare le principali regioni del mondo, e in particolare per quanto riguarda sia il Medio Oriente, sia l'Asia orientale, che l'Europa stessa. Le turbulenze che le stanno interessando sono fenomeni storici che forse si ripetono soltanto ogni no, nel corso di soltanto dopo, nel corso di tanti decenni. またこの間においてもですね、やはり戦後、まあ70年経ちましたけれども、やはり大きな変化が起きているのだろうというふうに感じています。 E anche per quanto riguarda l'Asia orientale, sono passati 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e credo che stiamo vivendo un periodo cruciale dopo la passaggio cruciale dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. またあのアメリカの力ですね、やはり相対的に低下をしていますので、そういう意味でも多極化に向かっている。したがって平和と維持する国際秩序を維持して、そのまま構築をして維持してくれればですね、やはり国際社会が協力を各国は協力しながら努力をしていかなければならないというふうな状況だと思います。 Questo sta portando ad un mondo sempre più multipolare. Questo che significa? Che la stabilità deve essere sempre più, dipende sempre più dalla grado in cui i paesi, le grandi le potenze mondiali riescono a collaborare. アジアが各国の間でいろんな紛争がありましたけれども、そういうものもかなり克服をしてですね、アジアが世界の中で最も大ダミックな経済的な潜在性を、まあより潜在性だけではなく現実のものとして発展をさせてきた、まあそういう意味ではサクセスストーリーのエリアだというふうに思います。 Vissuto nei 70 anni dentro guerra, questi 70 anni dalla fine della guerra mondiale, un periodo molto complesso, che ha visto inizialmente anche conflitti sanguinosi. Invece dopo la fine di questi conflitti che hanno interessato l'Asia orientale, negli ultimi decenni stiamo vedendo invece un periodo caratterizzato da rapidissima crescita economica dei paesi dell'Asia orientale, che hanno superato molti di questi conflitti, e molte delle potenzialità si stanno verificando in atto in Asia. Da questo punto di vista possiamo considerare quello che sta succedendo in Asia orientale una storia di successo. まあその日本が戦前戦中に行ったことに対する深い反省というものもありましたね。アジア領域はですね、ローブロファイルで、停止性を保ちながらですね、しかし主として経済面、経済協力の面でアジアの安定繁栄に役立とうということで努力をしてまいりました。 In questo contesto il Giappone ha sempre cercato di avere un ruolo stabilizzatore in Asia, e in realtà sempre con politiche estere di basso profilo. E il Giappone però ha cercato di assolvere a questo ruolo di stabilità attraverso politiche di sostegno economico. Ma
まあ、そういう時代からですね、日本は、まあ、1950年代からアジア諸国に対する ODA を開始しています。インドネシア、フィリピン、タイ、マレーシア、ベトナムなどの ASEAN 諸国に対してですね、これは累計13兆円以上、まあ、約1000億ユーロ以上の円借款、あるいは円借款、それから 1.4 兆円以上、約100億ユーロですが、の無償資金協力を提供してまいりました。Questa attività del Giappone, di contabilità occidentale, si è sviluppata fin dagli anni 50, quando pensiamo che il Giappone era ancora nella posizione di paese che beneficiava degli aiuti. E già da questo punto hanno cominciato gli aiuti nei confronti dei paesi dell'Asia orientale, dei paesi ASEAN, e nel complesso gli aiuti hanno raggiunto nel corso degli anni un totale di oltre 13.000 miliardi di yen come prestiti. Sarebbero 100 miliardi di euro, e le donazioni hanno raggiunto un ammontare di 1.400 miliardi di yen, quindi circa 10 miliardi di euro. また1972年の日中国交正常化以降、まあ、実にですね、累計 3.3 兆円以上、1570億円の円借款、1570億円以上の無償資金協力を実施しております。でこの時代は日本の対外経済協力の中で中国が一番大きかったと、そういう時代もあります。Lo stesso dicasi per la Cina, alla quale dalla normalizzazione dei rapporti nel 1972 sono stati concessi prestiti per circa 3.300 miliardi di yen e donazioni per 175 miliardi di yen, e ci sono stati dei periodi in cui la Cina è stata la maggior beneficiaria degli aiuti allo sviluppo estero del Giappone. Chiaro che queste politiche sono state effettuate anche perché si riteneva giustamente che aiutare gli altri paesi dell'Asia fosse nell'interesse stesso del Giappone. それは周辺のアジア諸国が、その、それぞれの国内の経済が発展することによって政治的にも安定し、また各国間の関係も安定をすると。でそれが引いては日本にとってもですね、大変プラスになるという考え方で行われたわけです。Questo nell'idea che lo sviluppo economico poteva garantire sia la stabilità interna dei singoli paesi, sia la stabilità della politica internazionale dei paesi dell'Asia orientale. E tutto questo avrebbe portato evidenti vantaggi per il Giappone. また中国についても日本の協力はですね、やはり中国が開放改革というふうに路線をですね、まあ、大きく変換させた、その中そういう時にあってですね、中国が世界経済の中で建設的な役割を果たせるような、そういう方向に向かってほしいという気持ちでですね、やはり日本もインフラ整備などでお手伝いをしたわけです。Nello stesso spirito, il Giappone ha aiutato la Cina sin dal momento in cui ha intrapreso la strada delle riforme, soprattutto nel campo dell'infrastrutturazione del paese. Questo perché questa è l'idea che una Cina prospera e aperta poteva contribuire alla stabilità regionale. E そしてこういう、もちろんこれだけではありません。まあ、こういう日本からの支援、まあ、重要な要素ですけれども、各国がそれぞれ努力をしたということで、これが今日のですね、アジアの経済の発展につながっていったんだというふうに思っています。Chiaro che i fattori dello sviluppo dell'Asia sono stati molteplici, però non va dimenticato appunto il contributo in questo senso del Giappone. そしてそのようなことを可能にしたのがですね、アジア太平洋が平和で安定的な地域であったということであります。ma tutto questo lo sviluppo dell'Asia è stato reso possibile proprio perché la regione dell'Asia Pacifico ha vissuto un periodo di stabilità e pace. それは冷戦時代、それから冷戦以降を通じまして、やはり日
スライドにある通り、
世界各国他の国が大半ですね、防衛支出を減らしたりしている中で、過去、何十年にもわたって 10% 以上の伸びを示しています。したがって結果としてですね、この27年間で 4200% 増えている、10年だけをとっても 360% 増えているということがあります。È chiaro che la crescita di un paese è accompagnata in modo fisiologico dalla modernizzazione delle sue forze armate, però va ricordato che in un periodo in cui spesso molti dei paesi hanno dovuto tagliare le spese di bilancio della difesa, la Cina ha visto una tasso di crescita della spesa militare annuale del 10% negli ultimi decenni, e tant'è che negli ultimi 27 anni la spesa militare cinese è aumentata di ben 4.200%, e per rimanere soltanto negli ultimi 10 anni è aumentata del 360%. Ma これはどういう意図に基づいて、どういう目的を持ってなされているのかということについては、まあ透明性のある説明がないわけですけれども、これは周りの国から見ればですね、やはり これは発表されている数字からだけでもこれだけの事実であるということはやはり大きなインパクトを持っています。 È chiaro che la mancanza di trasparenza sugli obiettivi per cui la Cina aumenta la sua in maniera così vertiginosa sul bilancio della difesa è un motivo di grande preoccupazione per i paesi vicini, ma anche soltanto avendo il dato obiettivo, i numeri del bilancio della difesa, questo dato obiettivo fa preoccupare tutti i paesi circostanti. 特にこの能力が増強するだけではなくて、この数年間南シナ海、東シナ海で中国は自己主張をかなり強めております。ma non si tratta solo di questo, ma anche di una politica che sta diventando sempre più assertiva nella Cina, in alcune aree, in particolare il Mar Cinese orientale e il Mar Cinese meridionale. まあ、南シナ海では大規模な埋め立てを含む現状変更の一方的な行動をとって、フィリピン、マレーシア、ベトナム等々の国と緊張をもたらしています。Per esempio, sul Mar Cinese meridionale, la Cina sta intraprendendo dei grandi lavori di consolidamento di isolati di archipelago di quel mare, cosa che sta in questo modo la Cina sta cercando di alterare lo status quo e sta creando tensioni con gli stati vicini, in particolare le Filippine, la Malesia e il Vietnam. スライドにありますけれども、2012年以降、中国の公の船による日本領海への度重なる侵犯が状態化しております。Per quanto riguarda il Mar Cinese orientale, qua abbiamo questa slide in cui si vede quanto è aumentato il numero di violazioni dell'acqua territoriale giapponesi da parte di navi e cinesi. 東シナ海にあります日本の領土である尖閣諸島についての、まあ、日本と中国のこの諸島をめぐる対立については今日は詳しくお話をいたしませんけれども、この世界各国にですね、領土あるいはその海の線引きをめぐって多くの対立紛争があるわけですけれども、このような形でですね、力を持って船を出すとか飛行機を出すという形で領空領海をですね、侵犯しているケースが激増しているというケースはやはり双方にはないだろうというふうに思っています。Non mi voglio soffermare sulla spinosa questione delle isole Senkaku, che sono un territorio appartenente al Giappone che però viene conteso, però a partire da questo caso particolare voglio ricordare che nel mondo esistono moltissimi territori che sono oggetto di contestazioni, di controversie territoriali, però in nessun'altra zona contesa credo che esista una tale dimostrazione di forza per cercare di imporre le proprie ragioni, in questo caso da parte della Cina attraverso l'uso per esempio di mezzi militari, navi aeree. まあ、このようにですね、日本国民、多くの日本国民から見て、日本を取り囲むですね、安全保障環境が変わっているということがですね、まあ、目に見える形で、感じられるようになっています。ha portato a una nuova percezione da parte di Giappone.
Giappone si stessi su quanto il contesto della sicurezza della loro nazione stia diventando difficile. Questo comporta un nuovo approccio dell'affrontare la revisione della legislazione sulla difesa e sulla sicurezza. Fin dai decenni passati era chiaro che la legislazione giapponese sulla difesa e sicurezza presentava una serie di difetti, ma questa coscienza era condivisa principalmente dalla classe dirigente, mentre non faceva parte del dibattito nazionale. Invece, proprio per il cambiamento in maniera diciamo, negativa del contesto della sicurezza, questa urgenza viene più sentita dalla parte della popolazione e questo sta portando a un aumento del consenso nei confronti del riordino della legislazione. Oggi non voglio soffermarmi sulle questioni tecniche, delle problematiche della legislazione giapponese, però ricordo che il fondamento è la Costituzione che è stata data nel dopoguerra. Il Giappone si trovava di fronte al disastro che aveva portato la Seconda Guerra Mondiale e quindi i giapponesi stessi si sono trovati nella condizione, nel bisogno di riflettere su come organizzare le forze militari, in che modo creare un sistema per controllare l'azione delle forze militari stesse. Quindi hanno costruito un sistema di limitazione delle forze militari. Ma sono ような厳しい制約がですね、例えば日本がいろいろな国際的な活動に参加する上で、あるいは